Prima me lo ricordo perché lui era stato presidente del villaggio Belvedere, squadra che ci giocavo io e mio fratello da bambini, quindi io e Fabio l'abbiamo conosciuto già in tempi lontanissimi. Una persona eccezionale, scrupolosa al massimo nel suo lavoro, a volte anche vorrei aggiungere pignolo, ma in senso positivo, veramente una bravissima persona. Credo che qui tutti quelli che l'hanno conosciuto abbiano apprezzato quello che lui ha fatto sotto il lato umano e poi chiaramente sotto il lato della preparazione di come teneva lui qua dentro il nostro magazzino, perché era veramente il top del top. Fabio, ragazzi, era il numero uno. Quando si arrivava la domenica, non c'era un giocatore che poteva dire: oh, ma oggi manca qualcosa, manca un tacchetto, manca, c'è un calzino rotto. Cioè, era veramente il top. E chiaramente, quando si vince, poi il merito va diviso da cima a fondo, perché è normale sia così ed è giusto così che sia per tutti. Come persona, eccezionale. A livello sportivo, posso dire ancora di più: si è lavorato 3 anni insieme e 3 anni abbiamo vinto, quindi per me è ancora più facile parlare a livello sportivo, perché siamo stati insieme a Campi Bisenzio, abbiamo vinto il campionato dalla promozione all'eccellenza, siamo stati insieme a Pistoia Club dalla prima categoria alla promozione, siamo venuti alla Pistoiese insieme dall'eccellenza alla Serie D, quindi siamo stati 3 anni insieme, abbiamo vinto 3 campionati, quindi sotto l'aspetto sportivo eccezionale. Poi come persona comunque un uomo di calcio, dico io, con il quale ti potevi confrontare, non andava mai fuori dalle righe, sempre educato, e se c'era da parlarsi a quattro occhi, ci si parlava a quattro occhi. Credo che con lui e Bargagna, Federico, veramente anche lui è un uomo di calcio, Federico più sulla parte tecnica, Daniele più sulla parte anche dei rapporti con lo spogliatoio, veramente sono stato bene. E con il discorso che si faceva prima, per vincere poi devono funzionare tutte le componenti, e con loro hanno funzionato sicuramente.